con un incontro che abbiamo fortemente voluto e cercato, e anche con un esperimento che può sembrare assolutamente normale nella società interconnessa. Siamo tutti connessi a tutti. Noi speriamo di riuscire a guardare e anche a salutare i ragazzi del Teatro Valle Occupato, perché riteniamo di essere parte comune di un intero sistema. La cultura fa sistema, forse ci vuole un punto interrogativo, e a sciogliere questo interrogativo abbiamo chiamato Armando Massarenti e Marino Sinibaldi, che preghiamo di accomodarsi e di ragionare con noi attorno a questo. Dopodiché vorrei pregarvi di restare con noi, perché così come abbiamo iniziato tutti insieme vorremmo chiudere con voi questa 11ª edizione dei Dialoghi di Trani, perché c'è il saluto dell'amministrazione comunale nella persona dell'assessore alla cultura e al turismo culturale, e ci saranno ovviamente i saluti da parte di tutti noi della nostra presidente Lucia Perone Capano. Quindi rimanete con noi, perché vogliamo chiudere con voi questa nostra 11ª edizione dei Dialoghi di Trani. Grazie. Cultura e ricerca sono due capisaldi della nostra carta fondamentale. Le riflessioni programmatiche che proponiamo qui cercano di mettere a punto alcuni elementi per una costituente della cultura. L'articolo 9 della Costituzione promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Sono temi saldamente intrecciati tra loro. Perché ciò sia chiaro, il discorso deve farsi strettamente economico. Niente cultura, niente sviluppo. Dove per cultura deve intendersi una concezione allargata che implichi educazione, istruzione, ricerca scientifica e conoscenza. E per sviluppo non una nozione meramente economicistica, incentrata sull'aumento del PIL, che si è rivelato un indicatore alquanto imperfetto del benessere collettivo, e ha indotto, per fare solo un esempio, la commissione mista CNEL-Istat a includere cultura e tutela del paesaggio e dell'ambiente tra i parametri da considerare. La crisi dei mercati e la recessione in corso, se da un lato ci impartiscono una dura lezione sul rapporto tra speculazione finanziaria ed economia reale, dall'altro devono indurci a ripensare radicalmente il nostro modello di sviluppo. Se vogliamo davvero ritornare a crescere, se vogliamo ricominciare a costruire un'idea di cultura sopra le macerie che somigliano assai da vicino a quelle da cui si è iniziato il risveglio dell'Italia nel secondo dopoguerra, dobbiamo pensare a un'ottica di medio-lungo periodo, in cui lo sviluppo passi obbligatoriamente per la valorizzazione dei saperi, delle culture, puntando in questo modo sulla capacità di guidare il cambiamento. La cultura e la ricerca innescano l'innovazione e dunque creano occupazione, producono progresso e sviluppo. La cultura, in una parola, deve tornare al centro dell'azione di governo, dell'intero governo e non di un solo ministero che di solito ne è la Cenerentola. È una condizione per il futuro dei giovani. Chi pensa alla crescita senza ricerca, senza cultura, senza innovazione, ipotizza per loro un futuro da consumatori disoccupati e inasprisce uno scontro generazionale senza vie d'uscita. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Ah, vedo che il collegamento funziona. Ci sentite? Vabbè, adesso comincerà tutta una serata così. Di noi che diciamo ci sentite, loro no. Ci hanno esposto, dopo tutto questo pomeriggio in cui si è parlato di connessioni e di rete, ci stanno esponendo al rischio più clamoroso, cioè quello di verificare e di mettere in pratica le teorie. E ora vedremo se le teorie funzionano e siamo davvero tutti connessi. Esatto, noi siamo le cavie, naturalmente. Beh, insomma, buonasera a tutti. Allora, se ci sentite dal Teatro Valle, battete un colpo, come si dice.
Ci siamo? Ci sei. Va bene. Un saluto dei dialoghi di Trani. Allora, inizio io. Il brano che avete sentito è una parte, più o meno un quinto del manifesto per la cultura che noi abbiamo lanciato, intitolandolo appunto Niente cultura, niente sviluppo. Lo abbiamo lanciato sul Sole 24 Ore della domenica, il supplemento che, di cui io sono responsabile, nel febbraio scorso, e devo ringraziare i Dialoghi di Trani che sono stati che hanno aderito a questo manifesto, e non è quindi un caso che siamo qui a discuterne. Le adesioni sono state moltissime, molte manifestazioni di questo genere in Italia hanno aderito, molti direttori d'orchestra famosi, da Abbado a Muti a Barenboim, cioè moltissime personalità della cultura, e non sto a fare l'esempio perché l'elenco perché sono veramente molti, ma hanno aderito anche dei gruppi di persone, non so, per esempio gli autori di sceneggiati RAI, cioè quelli che narrano le storie all'interno della televisione, hanno aderito anche, che so, il gruppo 2003, che è un gruppo di ricercatori. Ecco, allora, nel brano che abbiamo sentito c'era un punto di riferimento fondamentale per tutti i dibattiti che devono riguardare la cultura in questo paese, che è l'articolo 9 della Costituzione, dove ci sono tutti questi elementi, in maniera molto concisa, non chiarissima, no? Perché si mette insieme la ricerca con la conoscenza, con la tutela del paesaggio e dei beni culturali, ma in realtà il collegamento poi diventa molto chiaro se si incomincia a ragionare appunto come alla cultura, per dire con il titolo di questa sera, come a qualche cosa che deve fare sistema, cioè deve essere qualche cosa di assolutamente integrato. E quindi gli altri punti di questo nostro manifesto fanno riferimento a tante cose che sono la cultura. La cultura va intesa come qualcosa di assolutamente, in tutte le sue declinazioni, che vanno dall'espressione artistica che a sua volta si declina in tutte le varie vari tipi di arte, ma anche appunto la ricerca scientifica, ma anche poi tutte le varie istituzioni che riguardano la cultura, che sono il sistema, che so, dei teatri lirici, il sistema dei teatri in generale, il cinema, appunto inteso come fruizione ma anche come produzione, e poi soprattutto però tutto ciò, se davvero vogliamo parlare di sistema, deve riguardare la scuola e l'università. Cioè, anche in questi giorni noi abbiamo sentito più volte sottolineare l'importanza della scuola per ripartire, per ricominciare a crescere, e l'importanza anche di ciò che si insegna. Dunque, ulteriore idea di cos'è un sistema della cultura, quali sono i saperi che ci servono oggi per pensare al futuro. E anche di questo ci sono accenni piuttosto chiari, spero, nel manifesto che noi abbiamo lanciato. Naturalmente poi si possono avere mille idee diverse, però la cosa che si è vista, si è registrata attraverso questa nostra provocazione veramente molto azzardata, io ero molto titubante nel lanciare una cosa di questo genere, per varie ragioni, perché la parola cultura appunto può essere declinata in mille modi, allora mettersi d'accordo su cos'è la cultura già è complicato, ma poi se la si vuole anche legare così strettamente ad un discorso economico, la cosa diventa ancora più difficile e anche più azzardata. Perché? Perché se noi parliamo con qualunque esperto, qualunque economista della cultura, ci dice che è tutto in perdita, cioè qualunque cosa noi facciamo, i teatri lirici, se noi facciamo una produzione lirica non riusciamo mai ad avere gli stessi soldi che avevamo prima, cioè se facciamo qualunque altra cosa, insomma, salvo casi ovviamente, magari un film di successo no, ma però insomma la maggior parte delle cose che si fanno con la cultura anche che va salvaguardata, nel senso della cultura che in qualche modo ha a che fare con la nostra storia, la nostra tradizione, è difficile fare un discorso economico serio. Per questo
Il manifesto fa una scelta molto precisa, là dove c'è quell'accenno al PIL, non è che siamo contro il PIL, per carità, non è una, un manifesto per la decrescita, però ve l'ha già fatto Latouche, quindi non è il caso di ripeterlo. E poi io francamente non simpatizzo molto per quel modello, ma si rifà invece ad uno stile e a un filone dell'economia di oggi, che è quella in cui, se volete un nome ve lo faccio, quello di Amartya Sen sostanzialmente, e poi della, in chiave più filosofica di Martha Nussbaum, che è una filosofa. Che cosa hanno fatto? Hanno ragionato in termini di capacità, cioè di una fioritura umana che è importante proprio per avere un'idea di sviluppo in cui non sia tutto economico-centrico, no? Cioè non ci sia solo la questione del reddito, che pure è una cosa importantissima che loro non negano, che non ci sia solo il mercato, che pure non viene affatto disdegnato né da Sen né dalla Nussbaum, ma che tutto ciò vada integrato dentro una teoria delle capacità che peraltro assomiglia molto alla teoria delle virtù di Aristotele, ma molto modernizzata, in cui gli individui sono visti come non agenti, semplici agenti del mercato, che appunto là dove si accenna ad un futuro per i nostri giovani di meri consumatori passivi, no, agenti dotati di un grande spirito critico, perché ciò che dobbiamo auspicare è una scuola che produca questo spirito critico, che produca un'eguaglianza delle opportunità nel fare questo e che produca appunto quella capacità di fiorire individualmente e collettivamente, e che è ciò che poi appunto produce nuova cultura, innovazione, capacità di risolvere collettivamente i problemi. In una delle discussioni di questa mattina, quella con Paolo Flores d'Arcais, si citava Dewey. Ecco, Dewey non è citato nel nostro manifesto, grandissimo educatore, grandissimo filosofo del Novecento, non notissimo in Italia, aveva questa idea di democrazia, era un'idea di democrazia che per lui era un medium cognitivo. Per lui la democrazia era proprio la capacità di costituire collettivamente una serie di conoscenze, ma soprattutto una capacità di risolvere problemi e di imparare facendo, no? Questo è quanto mai necessario oggi, e forse è anche un po' facilitato dalle tecnologie, perché queste tecnologie che noi usiamo, che i nostri ragazzi, i cosiddetti nativi digitali usano continuamente, in fondo, magari in maniera grezza, non guidata dagli insegnanti, invece sarebbe bene che gli insegnanti guidassero e spingessero quelle facoltà, quelle capacità di soluzione di problemi, di socializzazione, che sono così naturali e vengono così naturali attraverso questi nuovi mezzi, che venissero guidate in un processo in cui appunto i nuovi saperi poi si ridefiniscono. Quindi insomma bisogna ripensare insieme tutte queste cose, l'educazione, il sistema scolastico, le nuove tecnologie, la capacità di usarle, evitando vecchi steccati, appunto, per cui poi si arriva magari a scuola e si hanno delle tecnologie molto più arretrate rispetto a quelle che si usano a casa, no? Cioè, insomma, ripensare un modello di sviluppo dove però la idea di fondo deve essere quella di una capacità di crescere nel senso che dicevamo. Quindi non c'è qui una cultura economica che va né in una direzione, diciamo, statalista, né in una direzione di tipo, si potrebbe dire, liberista. C'è piuttosto questa idea in cui gli individui contano, ma non sono gli individui delle economie, non è l'homo economicus preso nel suo modo grezzo di massimizzare il proprio interesse o nello scegliere rispetto a alternative che sono state create da qualcun altro, da un sistema in cui non partecipa, ma è proprio l'idea che tutti insieme dobbiamo appunto rifiorire attraverso la cultura. Questo è l'ideale di fondo. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di questioni concrete. Allora, il manifesto è anche un atto di accusa, però, è come dire, signori, sono 30 anni che non si investe in queste cose, non si investe soprattutto nel sistema educativo, non si investe nella tutela dell'ambiente, neppure nella sua valorizzazione, e non si investe in fondo neppure nelle nuove capacità che sono necessarie per coniugare appunto
saperi antichi, la storia dell'arte, con le nuove problematiche e per far fruttare anche, per far diventare dei beni di tipo economico queste cose che pure sono tutte, che sono sotto quella tutela di quell'articolo 9 che noi abbiamo detto, quindi c'è un vincolo anche molto preciso dal punto di vista istituzionale. Ecco, c'è stata una carenza in tutto questo, laddove si parla di un ministero Cenerentola, avevamo in mente proprio questo continuo balletto per cui ci sono i ministeri legati alla cultura che chiedono finanziamenti anche non particolarmente onerosi e poi c'è il Ministero dell'Economia che però non cede e quindi alla fine qualunque cosa diventa molto molto difficile. Allora la responsabilità deve essere, secondo quanto diciamo noi nel manifesto, di tutto il governo, cioè il governo non deve potersi nascondere dietro un dito dicendo ah ma se l'altro ministero non fa questo allora io non mi posso muovere, se ci sono problemi di gestione ecco che so dei rapporti tra, anche tra centro e periferia o tra amministrazioni diciamo centrali e periferiche eccetera, ecco tutte queste cose non devono costituire delle scuse e la responsabilità deve essere appunto quella dell'intero governo, quindi questo è specificato proprio per evitare appunto la solita questione. Poi vado velocemente su altre faccende che sono pure presenti nel manifesto. Una, devo dire, la più spinosa, che poi crea sempre un sacco di fraintendimenti, è quella del rapporto tra pubblico e privato. Allora, è chiarissimo che per quanto riguarda per esempio la tutela dei beni artistici, della tutela del paesaggio eccetera, l'ho detto prima, c'è la Costituzione che ne parla, però questo non vuole dire che i privati devono, anche perché come si fa a sviluppare delle forme di partecipazione se c'è un blocco totale oppure se i meccanismi per esempio degli sgravi fiscali sono talmente farraginosi per cui anche se un privato volesse, per dire, salvare un monumento farebbe molta fatica e quindi verrebbe completamente scoraggiato. Allora lì bisogna trovare delle modalità che siano adatte e quindi bisogna lavorare, questa è un po' la fase in cui arriveremo poi a delle proposte molto precise, ma lo faremo solo quando ce li avremo davanti, ecco, quando avremo davanti una bella batteria di ministri a cui dire bene, adesso dovete fare questo, 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 per evitare che il dibattito si sfrangi e poi diventi inconcludente. Quindi rapporto, complementarità tra pubblico e privato. Un altro punto importantissimo, secondo me, è quello che noi tocchiamo nel manifesto, è quello tra questa strana cosa per cui poi la cultura sembra qualcosa di sostanzialmente umanistico, ma avete sentito che l'articolo 9 parla anche di ricerca, quindi insomma parla anche di ricerca scientifica. Ecco, in Italia c'è una difficoltà molto forte, maggiore che in altri paesi, a capire cos'è il metodo scientifico. Il metodo scientifico è esattamente qualcosa, se insegnato nel modo giusto, che mette in moto quelle abilità e anche quei valori di fondo, che sono per esempio la tolleranza, la capacità di avere delle critiche e quindi di correggere il proprio punto di vista. E questa cosa in Italia è particolarmente assente. Lo si vede con una delle manifestazioni del metodo scientifico sono i trial clinici, per esempio, quando ci sono delle grandi discussioni, vi ricordate, non so, il caso di Bella, tanti anni fa, se uno parlava di trial clinico, boh, nessuno sapeva che cosa fosse, questo viene fuori tra l'altro da questi studi che si fanno in Europa, questi sondaggi, l'Eurobarometro misura proprio queste cose, cioè una forma di analfabetismo abbastanza forte su cose di questo genere. Uno dice, cosa c'entra il metodo scientifico, la scienza, ma è difficile, una cosa, tutti dobbiamo diventare scienziati, ma un pochino sì, oppure dobbiamo comunque promuovere questo tipo di cosa. Come? E qui c'è una piccola provocazione nel manifesto, ci sono degli studi, lo dico subito, attraverso la pratica artistica, cioè se vogliamo dei buoni scienziati facciamogli imparare uno strumento a 5 anni, facciamogli fare dei quadri, dipingere, perché si è visto che effettivamente è proprio la pratica, quella dimensione pratica di cui pure parlava Dewey, no? Dewey ha scritto un libro che si chiama Arte come esperienza. Quel tipo di esperienza non è così lontana anche creativamente da una capacità poi di sviluppare quei saperi critici che sono necessari, sempre più necessari oggi in un mondo veramente in grandissimo continuo cambiamento, dove non sarà più come una volta in cui si parte con un lavoro e si finisce con quel lavoro lì. Bisognerà abituarsi a capire e sarà anche più divertente poi per certi versi.
Quindi si è visto che chi inizia con le pratiche artistiche ha poi una maggiore facilità nel capire anche i concetti delle varie discipline scientifiche. E insisto moltissimo sulle pratiche artistiche, perché in Italia, l'Italia è il paese dove è nata la musica, dove è nata la lirica, e c'è un analfabetismo musicale assolutamente devastante, è una delle cose che noi abbiamo fatto, ecco, una delle richieste molto precise che abbiamo fatto al ministro Ornaghi era di rendere operativo un decreto che peraltro già esiste, che imporrebbe di insegnare la musica ai bambini già dalle elementari, e lì la risposta è stata netta: no, non si può fare, costa troppo. E io chiudo su questa cosa, perché poi il nostro collaboratore Quirino Principe, il nostro critico musicale, mi ha telefonato e mi ha detto, appunto, che era lui che aveva portato avanti con il ministro questa cosa in un convegno a Roma, e ha detto: ma io avrei 100 insegnanti di musica che sarebbero pronti ad andare gratuitamente nelle scuole e a iniziare, poi vedere, sperimentare, e poi magari la cosa può avere. Ecco, allora io direi, chiuderei con questa cosa, perché forse ci permette anche di introdurre il discorso e il dialogo che possiamo fare con il Teatro Valle, cioè laddove c'è una carenza del potere pubblico, del potere politico, una incapacità, una pigrizia anche, perché io ci vedo anche molta pigrizia in queste cose, il non crederci semplicemente. Questo nostro manifesto è: credeteci, è così, cioè se non investiamo in tempi di crisi in cultura, ed è un vero investimento, è l'unico vero investimento che si può fare in questo periodo, perché è qualcosa che darà i suoi frutti non domani, e non c'è niente che ci darà dei frutti domani, ma le altre cose non ci daranno neanche dopodomani. Invece se noi investiamo in cultura, non la consideriamo semplicemente delle spese da sottoporre ai soliti tagli trasversali, noi vedremo appunto dei frutti. E allora, se vogliamo davvero pensare a una forma di partecipazione, dobbiamo fare qualche cosa di simile. Poi possiamo essere d'accordo sui dettagli oppure no dell'operazione che è stata fatta al Teatro Valle, ma qualcosa di simile, cioè laddove c'è uno spazio si prova a vedere se lo si può gestire in maniera sostituendosi a quello che dovrebbe fare normalmente lo Stato, e poi vedere che cosa succede. Grazie. Allora, io il manifesto del Sole 24 Ore è uno dei documenti usciti in questi pochi mesi, è uno dei segni di interesse per la discussione intorno al futuro della cultura, al rapporto anche che c'è tra cultura e paese, non solo tra lo sviluppo di un paese, ma proprio nel futuro di questo paese. Insieme al manifesto del Sole 24 Ore ce n'è uno molto bello, che ha avuto molta meno circolazione, per cui ve lo segnalo, così lo cercate in rete, che ha scritto Vittorio Emiliani per il Comitato per la Bellezza, che è con l'Associazione Bianchi Mandinelli. Esiste una sorta di manifesto sui beni culturali fatto da un gruppo di critici medio giovani, diciamo così, del gruppo dei TQ, dei 30-40enni, in qualche modo vicini anche agli occupanti del Teatro Valle. Esistono appunto esperienze che pongono il problema della cultura come un bene pubblico, un bene comune, per esempio appunto quella del Teatro Valle, con la quale penso siamo già in grado di interloquire e tra poco interloquiremo. Un manifesto come quello del Sole 24 Ore, cioè un manifesto che comincia dicendo che occorre una rivoluzione copernicana nel rapporto tra cultura e sviluppo, cioè direi nel rapporto tra cultura e paese, nell'idea del futuro, non può che suscitare, diciamo, adesione, cioè qualunque discussione in questo campo e qualunque intervento che affermi la centralità della cultura in un momento in cui viene messa molto ai margini, perché poi magari ne parleremo più avanti dopo aver fatto esserci con le al Teatro Valle, ma tutte le cifre dell'investimento pubblico nel nostro paese vanno assolutamente in un'altra direzione, non vanno affatto nella direzione di manifestare, di affermare la centralità per lo sviluppo, per il benessere, per il futuro o per il presente della cultura. Abbiamo tutti i dati, poi più avanti li faremo, che vanno in un'altra direzione. Perciò chiunque l'affermi. Ecco, per rendere un po' meno uniforme e conformista questa discussione, il manifesto del Sole 24 Ore, con la sua sottolineatura dell'elemento economico, con quell'affermazione che abbiamo sentito letta poco fa, perché ciò sia chiaro, l'importanza della cultura, il discorso deve farsi strettamente economico, affermato nelle primissime righe del manifesto come una sua vocazione di fondo,
si rischia secondo me di prestarsi a qualche equivoco, e se c'è lo scioglieremo, oppure di manifestare un pericolo. Questo pericolo, l'ho detto molto sinteticamente perché parlerò poco per lasciare subito spazio agli occupanti del Teatro Valle, è quello, ancora una volta, perché non è una novità, di considerare la cultura un giacimento o un bene culturale o il petrolio del nostro paese, come si dice con una metafora che trovo orrenda, se non altro perché lo associa al più parassitario dei beni, appunto, e anche al più inquinante dei beni ambientali o naturali, cioè al petrolio. Questo è un equivoco che dura da molti anni. Nel 1985, lanciando quell'idea per me sciagurata dei giacimenti culturali, De Michelis diceva esattamente questo, diceva le risorse non si avranno mai semplicemente sulla base del valore etico-estetico, non semplicemente, l'avverbio è tragico, sulla base del valore etico-estetico, ma solo nella misura in cui il bene culturale viene concepito come convenienza economica. Questa idea, affermata nel 1985, ha determinato una parte, non tutta, perché poi i programmi in Italia non si realizzano, né quelli buoni, ma nemmeno quelli sciagurati, non si realizzano fino in fondo, però ha determinato un'idea della cultura che è stata, secondo me, una componente essenziale di un trentennio in cui l'incultura ha preso il potere, prima simbolicamente, poi mediaticamente, poi politicamente nel nostro paese. Quest'idea della cultura come valore economico si presta a un equivoco, è ben intenzionata, ma secondo me non rappresenta tutta l'ampiezza di ciò che per noi è cultura. Per cui se si parla di istruzione, di ricerca, io lo so che è decisivo per il nostro sviluppo, cioè la crescita anche economica del paese, ma ci sono delle cose che sono parte fondamentale del nostro desiderio di cultura che non si prestano a questa stessa proiezione economica. Cioè mi sembra, per dirla con una battuta, sintetizzare, poi magari ci sarà tempo per discuterne meglio con Armando, ma insomma ora chiamiamo i nostri amici del Valle, che nel tentativo ben intenzionato di sconfiggere quella tragica affermazione, poi che sia stata fatta davvero o no, conta poco, tanto è stata simbolicamente efficace, che la cultura non dà pane, si sia caduti in un eccesso, diciamo così, opposto, di considerare la cultura il pane. Allora, forse bisognerebbe dire anche che non si vive di solo pane e che la cultura ha senso non solo perché dà sviluppo e dà ricerca, ma anche perché non si vive di solo pane. Come diceva Einstein, non tutto ciò che conta può essere contato e non tutto ciò che può essere contato conta. Lo so che è uno scioglilingua, quindi vi do qualche secondo per rifletterci, ma in fondo è un'affermazione molto semplice ma molto radicale. Cosa facciamo con quello che è incalcolabile? Una parte della cultura, dell'arte, delle bellezze naturali o artistiche sono incalcolabili e io resisto un po' all'idea che vengano calcolate. Adesso, e su questo sarebbe interessante se c'è... Forse Alessandro. Eccomi, salve. Se te lo riconosco è Alessandro, anche se in una versione molto... In una versione con la camicia? Sì, no, più che altro, vabbè, la rete, i pixel non ti restituiscono la qualità estetica, va bene. Grazie. Vabbè, no, era questo. Intanto buonasera Trani, buonasera... buonasera Massi Renti, buonasera a tutti quelli che ci sono. Ora io in realtà devo farvi vedere perlomeno quello che succede questa sera al Teatro Valle. Oggi, anzi da ieri in realtà al Teatro Valle ci sono 100 da tutta Italia e abbiamo avvisato l'esperimento di 2 mesi fa con Sollima. Sollima ha invitato 100 violoncellisti da tutto il mondo, dato vita non soltanto dentro il Teatro Valle ma per tutta la città di Roma, incursioni, l'esperimento è stato così avvincente, cioè a motivi artistici, e l'abbiamo ripetuto quindi il Valle avrebbe contentato fare di una fotografia del Teatro Valle quasi un anno fa nelle prime serate di occupazione. Sì, perché il diploma è, per chi non lo sapesse, è occupato da un anno, cioè anni fa, è stato
sono successe tante cose e tante ne dovranno ancora succedere, e l'ultima cosa che citavo è un libro in realtà, che è il libro di Derivi a Prodi sul Valle, e vorrei 30 secondi di leggervi l'antefatto di questo libro, che secondo me racconta un po' quello che è stato fatto in un anno, che ovviamente no, e non ci riusciremo mai a raccontarlo lì questa sera, per darci un punto di partenza. Poi nella divisi per categorie e pubblico, festival del settore, e poco sentore, tutto sempre uguale, fondi pubblici mal distribuiti, soppressione di enti del lunedì, accise sulla benzina, attori senza diari e sussidio di disoccupazione, stabili con buchi di bilanci, direttori ma scelti perché è sindaco, molta tutela del direttore, del diritto d'autore, nessun rispetto dei saperi, delle maestranze, dell'intelligenza, artisti senza soldi, politica del grande veto, teatro della miseria, manca l'etica, manca Dio, manca del teatro. Così fu che un giorno di giugno si occupò un teatro del 1727 per attuare una riforma. Ecco, questo è per raccontarvi veramente 30 secondi che cos'è che ci ha mosso a occupare questo tema, che ha mosso una collettività di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo che fanno immediatamente, producono continuamente in campo il loro corpo, pagano in termini di sopravvivenza una scelta civitativa, artistica, che in 20 anni, forse anche tu, perché il riferimento di Micheli è interessante, perché già nell'87 del Fondo Unico dello Spettacolo si diceva che il fondo 2 anni messo in atto come il gioco di mettere la sottolineatura di mettere la sillaba mancante. Sentite, sì. De Michelis già nell'87 diceva che il sistema del FUS aveva già mostrato le sue, cioè, sue pecche, il servilismo, soldi, spartizione di potere. In 30 anni questo sistema... Facciamo qualcosa, proviamo a togliere il video. Vediamo se è solo con l'audio. Si sente? Sembra quel gioco della settimana in mischia in cui ogni frase, ogni parola gli manca una sillaba e bisogna indovinarla per ricostruire tutto il senso... Proviamo adesso. Adesso è meglio. Ecco, allora proviamo adesso, così non si vede neanche la mia faccia pixelata. Allora, no, la questione è molto semplice, non rileggerò le cose che ho letto, però io credo che sia fondamentale nella parte, prendo uno spunto dal manifesto della cultura e dalle cose che diceva Massi Renti, l'idea di proporre prima il manifesto, raccogliere delle adesioni e poi fare delle proposte ai ministri. Per noi questo è inaccettabile, cioè inaccettabile nel senso che per noi è un punto talmente... per noi è necessario partire da un altro. Per noi parlare di cultura significa prendersi cura delle persone che lavorano in questa incredibile... mondo di educazione, fondo formato di teatro, di scuole, di danza, di cinema, di radiodrammi, di radio, e chi più ne ha più ne metta, insomma non sto qui a fare la lista, sono 250.000 i lavoratori dello spettacolo dal vivo, siamo 20 volte i lavoratori dell'Alitalia, eppure sulla famosa dell'Alitalia si è mosso all'epoca della vendita dell'Alitalia si è mosso un putiferio, quindi insomma è una se poi l'associamo che come lavoratori dello spettacolo facciamo parte di quella grandissima estesa categoria di lavoratori della conoscenza dell'immensa, e quindi qui ci metto i redattori, le persone che stanno lavorando al Festival di Trani nell'ufficio stampa, quelli che mi hanno chiamato, di tutta gente, tutta questa molta in realtà la nuova forma, grande forma di lavoro che in Italia abbiamo, che se nell'Italia rurale, poi in una ripresa industriale che si metteva nel periodo industriale c'era, non voglio dire, c'era questa nuova del lavoratore operaio, perché c'erano
le tecniche che stavano nascendo, ora al tuo lavoro le nuove tecnologie, sviluppo tecnologico, la necessità di altri lavoratori. Di altri lavoratori che vengono sfruttati in ogni modo, e questo è successo da 30 anni a questa parte. Per noi fare un manifesto dove dicono cose anche condivisibili per alcuni punti, tranne questa idea del giacimento, della, per noi la cultura non può essere vista come petrolio, l'idea dello sfruttamento, assolutamente. L'idea è proprio il contrario. Io vorrei che la cultura fosse energia rinnovabile, eticamente sostenibile, capace di rinnovarsi, capace di pulire, di arredare varie capace di creare la pagina, non a trovarle, c'è un'altra cosa, il valore è la vita, non l'arte, perché per noi è fondamentale l'arte di Cina. Poi, tra l'altro, di una generazione che è molto vicina, cioè una generazione che va dai 25 ai 40 anni, cioè quella generazione che in realtà si trova ad essere sfruttata in ogni modo in questo momento, su cui ricade un lavoro importantissimo come quello della cultura. Allora, detto questo, poi ci possiamo metterci ad analizzare punto per punto, parlare di scuola, parlare, ma ovviamente più o meno dal Teatro Valle ci piace dire dallo specifico del teatro, lo vedere discussioni che da un anno a parte possono essere condivise da una quantità di nostri coetanei e di lavoratori, della coscienza del teatro, e quindi renderci conto che è una battaglia comune, una battaglia che è condivisa anche sul concetto di bene comune, una battaglia giuridica, politica, anche di immaginazione, se vogliamo. Però questo che volevo dire per noi è fondamentale. Non possiamo parlare di cultura se non ci prendiamo cura delle persone che fanno questo lavoro. Altrimenti è fine. Altrimenti è rischia di essere una grande ipocrisia. E veramente l'hanno fatto, che forse voi non avete sentito, ha di colpo sconnettiamo un attimo. Oh, vabbè. Eccoci di nuovo. Avremmo voluto essere lì. E sentitela anche come una minaccia, perché quando il Valle dice avremmo voluto essere lì, di solito ci muoviamo in sempre 30-40 faccinorosi. Non è che ho capito molto, però ci sono due o tre cose che ho capito che erano dirette a me, perlomeno. No, non ho capito, non perché non si spiegasse, ma perché per il motivo che sappiamo bene, che però forse lui non percepiva nella maniera più totale. Ma dunque, allora, prima devo dire una cosa sul Teatro Valle, che per cui a me va la più totale simpatia per l'operazione che loro hanno fatto. Peraltro sono stato anche una volta da loro e eravamo andati, ho fatto un dibattito con una serata con Carlo Rovelli, un fisico bravissimo che ha fatto una serata bellissima su che cos'è la scienza ed è, che ha riscosso anche un notevole successo. Purtroppo sono andato solo quella volta lì, mi piacerebbe andarci più spesso. No, io ho una grandissima simpatia, trovo un po' ingenue alcune cose, alcune idee che pure abbiamo sentito. Innanzitutto, molto spesso, quando si è animati da questa grandissima voglia di cambiare, di questa propensione a appunto cambiare il mondo e a dire si tende un pochino a vedere nemici dappertutto, cioè nel senso che uno dice ma siamo noi i veri garanti della cultura, guardate che cosa meravigliosa, benissimo, ma ci sono tanti altri che hanno fatto cose anche diverse, ugualmente grandi, no? Il mio è un atteggiamento pluralistico totale, cioè nel senso chiunque ci si metta con ingegno, con capacità, con fantasia, ha il mio applauso. Nel caso del Teatro Valle, io credo che se davvero si potesse imitare
quel loro esempio, sarebbe un'ottima cosa. Cioè, se loro attraverso questo loro statuto, che peraltro stanno così democraticamente discutendo, in cui poi sfoceranno verso una fondazione, cioè, poi rendiamoci conto che sfoceranno verso le forme giuridiche esistenti, cioè quindi il discorso alla fine deve diventare concreto, non è che può semplicemente rimanere così un discorso a lato, diventerà una fondazione, ci saranno degli aderenti, ci metteranno dei soldi, insomma non si scappa poi dal discorso economico. Però certo, c'è anche un'altra cosa che a me lascia perplesso, che è questa: quando si è animati da questo entusiasmo, che è una cosa molto positiva, l'entusiasmo è una cosa bellissima, però a volte sfocia un pochino, lo sapevano i filosofi del Settecento, la lettera sull'entusiasmo di Shelsbury è una lettera su qualcosa che non va tanto bene, cioè è che ci si fa prendere e poi si perdono i particolari. Allora, la questione dei giacimenti, adesso uno può discutere tutto, però il manifesto inizia così, poi ditemi voi se non è stato frainteso completamente quello che dice il manifesto. Occorre una vera rivoluzione copernicana nel rapporto tra sviluppo e cultura. Da giacimenti di un passato glorioso, ora considerati ingombranti beni improduttivi da mantenere, i beni culturali e l'intera sfera della conoscenza devono tornare a essere determinanti per il consolidamento di una sfera pubblica democratica, per la crescita reale e per la rinascita dell'occupazione. Allora, se voi mi dite che questo è il petrolio, non è il petrolio. È esattamente quello che dicevi tu e quello che dicevano al Teatro Valle. Cioè, si tratta di mettere in moto la creatività, la fantasia, avere fiducia nelle proprie stesse capacità, perché solo in questo modo l'enorme patrimonio di beni che noi abbiamo in Italia può essere riattivato, e bisogna pensarlo anche in tutte le declinazioni possibili, e pazienza se sono misurabili o economiche o quello che vogliamo, ma però il centro rimane questo, cioè rimane la cultura. Tra l'altro fa parte anche della cultura, che ne dicessero i nostri ideologi maggiori del secolo scorso, cioè Croce e Gentile, fa parte della cultura anche la cultura economica, la storia economica. O non è vero che il massimo della fioritura economica coincide in Italia con il Rinascimento? Cioè, se non ci fossero stati i medici che facevano crescere e appunto fiorire questa civiltà anche attraverso la creazione di strumenti finanziari che prima non esistevano, allora non demonizziamo degli interi settori della cultura, perché non andiamo da nessuna parte, se no. E no, soprattutto non fraintendiamo le parole, perché se io dico giacimenti, qui è inteso esattamente come intendevate voi, cioè qualcosa di negativo, non vanno intesi come giacimenti, perché questo significa appunto che non sono rinnovabili, che non producono nuove idee, che non producono, è una cosa da sfruttare, non è una cosa da sfruttare, anche perché sfruttarla è difficilissimo, perché in Italia ne abbiamo troppi di beni culturali, quindi c'è un problema di sovrabbondanza e quindi la gestione diventa difficile. Se non mettiamo in moto l'intelligenza, la capacità di cooperare, la capacità di vedere, innanzitutto di conoscere e sapere le cose, sapere con che cosa stiamo trattando, per questo si parte dalla scuola. Bisogna insegnare la storia dell'arte, ma anche bisogna insegnare che cosa significa fare un disegno. Noi abbiamo in Italia la scuola, l'Accademia del Disegno, che è la nostra gloria internazionale, e non esiste quasi più. Io sono stato a San Pietroburgo 2 mesi fa, c'è l'Accademia di Belle Arti che ha ripristinato i metodi tradizionali della scuola di disegno. Voi diciamo, ma che roba anacronistica. No, perché in tutto il mondo vogliono imparare a fare queste cose. I cinesi sono andati a investire a San Pietroburgo sulla scuola italiana, dell'Accademia del Disegno italiana. Ecco. Scusa. Pensare che l'unica materia che ha studiato Steve Jobs all'università è calligrafia. Calligrafia, esatto. L'unica materia che ha studiato Steve Jobs all'università è calligrafia. Non ha studiato informatica. Certo. No, ma qualunque abilità, se è fatta con serietà, è l'inizio, l'inizio per tante altre cose. Poi la vita propone tante alternative. Però bisogna crederci a queste cose, che se uno disegna, deve disegnare bene. Se uno impara a suonare uno strumento, deve impararlo con tutti i sacrifici necessari per imparare quello strumento. La cultura non è divertimento, ricreazione. La cultura è la cosa più difficile, più complicata da sviluppare in un paese. Se non si capisce qual è l'ABC
della cultura, cioè impegno, 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 oltre che intelligenza, e allora non si capisce nulla, non si capisce di che cosa stiamo parlando. Allora poi davvero si parla di giacimenti e si parla di queste cose, perché è il modo pigro per dire ah, abbiamo questa cosa qui, appunto gli arabi pigramente hanno vissuto sopra questo tesoro. Il tesoro su cui noi siamo seduti, io ho intitolato un articolo Noi analfabeti seduti sopra un tesoro, in maniera molto provocatoria, sottolineando però i due aspetti che sono quelli centrali. Uno, che il sistema che sta, noi veniamo da 30 anni di anti-intellettualismo sistematico in cui la cultura politica ha vissuto sul fatto che gli intellettuali erano dei debosciati e dovevano essere aboliti e tutto il mondo della cultura dovesse fare un passo indietro e non e lasciare fare loro. No? Tutto questo è, e questo produce un dato che pochi divulgano di solito, ma lo ha fatto per esempio il governatore della Banca d'Italia su un libro, il suo ultimo libro è proprio sul capitale umano, e dice che l'80% degli italiani è tecnicamente un analfabeta funzionale. Cosa significa che è un analfabeta funzionale? Che non ha quei minimi strumenti necessari per capire in che mondo vive. Quindi l'80%, notate che questo, io non so perché lui è arrivato a una cifra così alta che è veramente impressionante, però ce n'è una, se andate su Wikipedia, versione inglese, prendete Functional Illiteracy, che in italiano non c'è questa voce, ma lì c'è una tabellina in cui l'Italia è al primo posto nel mondo diciamo industrializzato in quanto ad analfabetismo ed è il 47%. Poi a scendere i paesi più che se la cavano meglio sono sul 18-20%, che è un dato fisiologico. Non è che non c'è, poi si dice, ah, poi negli Stati Uniti ci sono quelli che ancora credono che il sole gira intorno alla Terra. Sì, ci sono dappertutto quelli, per carità, non è, però sono molti meno, cioè c'è una diffusione della cultura. Noi abbiamo delle minoranze infime, di cui tutti qua facciamo parte, di persone colte, e abbiamo un paese che sta scivolando velocemente verso l'analfabetismo. Ora, un paese che ha un patrimonio di questo genere, ma uno se lo immagina nel mondo quando va, e l'altro aspetto era appunto il tesoro su cui siamo seduti, noi analfabeti, il tesoro è che quando tu vai a New York, vai a Pechino, tu ti dici sono italiano, ah sì, Rinascimento, l'antica Roma, nasce il diritto, nasce la lirica, nasce il metodo scientifico con Galileo. Cioè tutto ciò che è cultura è l'Italia. L'immagine che noi abbiamo ancora nel mondo, meritato o meritata che sia, è questa. E anche quando vendiamo un foulard di una griff qualunque, quello che la compra, anche se non c'entra niente, dice ah, italiana, ecco, la bellezza appunto di cui si parlava e di cui parlava Emiliani. Perché noi, poi è vero, perché nel tratto del carattere, nella cultura profonda degli italiani c'è la bellezza. Basta vedere le nostre città, cioè basta vedere Trani per esempio. Le nostre città sono frutto di tante abilità minuscole in cui tanti hanno costruito le loro case. Non c'era un piano, non c'era il piano regolatore per fare le città italiane. C'era semplicemente la bellezza implicita e limitazione anche, no? Tu hai fatto questa cosa, ah che bella, la faccio anch'io, ah ma io la faccio un po' diversa, eccetera, eccetera. E poi una costruzione dove conta molto, cioè non c'è bisogno neanche di un pianificatore dall'alto che lo faccia, e nasce una cosa graziosa, Torto, bella, e anche il paesaggio è così, anche il paesaggio così. Diamo la parola a loro, che perché ho già parlato troppo, scusate, grazie. Va bene, no, ma okay. Detto questo, no. Non so se cioè, l'hanno sentito, avete sentito? No, abbiamo sentito. Nel senso fantastico. Nel senso, perché non è, è molto chiaro quell'articolo, perlomeno per noi è molto chiaro. Il rischio è che quel ragionamento molto chiaro in realtà venga preso a prestito e travisato, e poi in una pratica appunto di decisioni politiche, di decisioni di come gestire i beni culturali, la cultura e il lavoro di chi fa cultura, sia semplicemente venga travisato e messo, diventi un'arma per altre cose. Questo teatro, faccio un esempio molto pratico, questo teatro che prima apparteneva all'Ente Teatrale Italiano,
che è stato chiuso sostanzialmente, diciamo così, perché 10 milioni di euro era il finanziamento di questo ente teatrale italiano che sicuramente non andava bene, ma non si butta via il bambino e l'acqua sporca nello stesso momento. Poteva essere trasformato, profondamente ricambiato, ma le funzioni che faceva quell'ente teatrale italiano ora non le fa nessuno. Questo teatro, l'ente teatrale aveva 4 teatri, la Pergola di Firenze, il Quirino e il Duse di Bologna è stato chiuso, il Quirino è stato in qualche modo assegnato con un bando internazionale che ha richiamato soltanto due così competitor, ed è adesso nelle mani del direttore del Teatro Stabile di Calabria, e la Pergola che è diventata una fondazione bancaria di cui il presidente è il sindaco, che è una delle soluzioni, tanto che appunto, come si dice Mazzirelli, noi cerchiamo di farla diventare una fondazione non perché viviamo su Marte, ma perché vogliamo utilizzare gli strumenti che la legge italiana ci dà per provare a innescare un cambiamento. Certo che se invece di 250.000 euro per avere una fondazione, come nel resto d'Europa, ne bastassero 20.000, noi adesso di fondazioni ne avremmo fatte 6, una al Teatro Garibaldi di Palermo, una al Coppola di Catania, uno al Teatro del Lido di Marinoni, e avremmo innescato un cambiamento reale. Perché il problema è che in questi 30 anni le cose non sono cambiate, e continuo a parlare sempre del teatro, perché non posso per correttezza verso a tutti quegli altri lavoratori, a tutti quelli che fanno altro, cioè musei, scuola, formazione, quindi parliamo del teatro. Se le cose non sono cambiate fondamentalmente è perché c'è una profonda paura di cambiare e di perdere i potentati e i poteri che in anni si sono consolidati. Di chiudere questo teatro aveva un futuro molto semplice, era quello di privatizzarlo tramite un bando, e si sapevano già chi erano i tre possibili papabili interessati a questo teatro. Ora, noi siamo contro questo sistema, cioè l'idea che i bandi siano finti, che ci siano già gli interessati, che ci siano delle intercettazioni di onorevoli che dicono quando mi date il valle. Questa è una delle tante cose che anima la lotta del Teatro Valle Occupato, che poi porta a delle altre riflessioni, che sono le riflessioni che non possiamo continuare a parlare di cultura e sviluppo limitandoci solamente a fare una questione economica. Non possiamo, dobbiamo ribaltare totalmente il punto di vista. Ma non siamo noi a dirlo dentro il Teatro Valle perché viviamo su Marte, ce lo sta dicendo il mondo, ce lo sta dicendo quello che succede in tutto il mondo. Questo sistema economico che sta al collasso ci deve portare a riflettere su altri modelli. Non significa cambiare e andare a vivere su Marte, significa decidere di fare delle scelte, esattamente come la questione degli investimenti. Non è un problema di investimento. A parte che in Italia la parola investimento e cultura sono due parole che non vanno d'accordo, tanto che la cultura è ancora nella voce della spesa e non dell'investimento. Ma è un problema di scelte, è un problema di priorità. Che cosa vogliamo mettere come priorità? Vogliamo mettere l'accessibilità, la formazione? Vogliamo mettere che la cultura sia uno strumento per cui le persone possono migliorare, accrescere, vivere meglio, vivere più felici? L'esperienza del Teatro Valle è in qualche modo, e così anche l'esperienza degli altri spazi occupati, è la ricerca di un modello diverso, di un modello che metta al centro la persona, che metta al centro i rapporti, i diritti fondamentali riconosciuti della Costituzione, le relazioni. Ora, io capisco che noi potremmo sembrare anche un po' ingenui e naif, ma non è così. Tra l'altro, se ci sono persone di buon livello tecnico e capaci di illuminarci sulle possibilità economiche su cui noi stiamo ragionando da mesi, con Banca Etica, con altri economisti, così come sulla vocazione di questo posto, la porta è aperta, noi siamo ben disponibili ad ogni
ci stiamo confrontando con tutti, anche con quelli che in qualche modo hanno cercato di difendere in tutti i modi il sistema. E quando dico queste cose, le dico in plurale, quando diciamo queste cose è perché in questi ultimi 6 anni noi le abbiamo vissute con mano, ci siamo passati attraverso, ad ogni incontro delle associazioni datoriali, siamo passati attraverso alle iniziative così campate per aria del sindacato, siamo fare questa legge quadro, che è una legge assurda, che blocca il sistema 30 anni fa, non lo rilancia, non è capace di capire realmente la realtà dei fatti. Vi do semplicemente un piccolo dato per farvi capire di che cosa sto parlando. Nel 2009 l'aumento dei biglietti del teatro è aumentato di 6 punti a fronte di una vendita di biglietti SIAE che è rimasta immobile. Il che significa che quei 6 punti raccontano che ci sono altri pubblici, altri luoghi e altri lavoratori che fanno quel lavoro. Abbiamo finanziato assieme non soltanto ai Facinorosi del Valle, ma un'associazione che si chiama Cresco, che è un coordinamento di realtà contemporanee, e a una fondazione culturale che è la Fondazione Fitzcarraldo, che è importantissima a livello culturale italiano e internazionale. E abbiamo stilato la fotografia di che cosa significa essere un lavoratore nel sistema dello spettacolo dal vivo per una generazione che va dai 26 anni ai 60. Lo stipendio medio del più del 70% dei lavoratori dello spettacolo, che di media lavora da più o meno da 10-15 anni, che ha un'età compresa tra i 30 e i 35 anni, è sotto i 5.000 euro annui. Siamo sotto la soglia di povertà. Allora è inutile, cioè è sbagliato, per noi perlomeno, è sbagliato fare e dire ci vogliono soldi investitori privati, certo che ci vogliono, ma mettiamoli dentro un sistema di criteri etici che sappia sì che quei soldi poi non vadano a finire in situazioni o in strutture che non rispondono a quelli che sono gli obiettivi, le necessità di un paese come l'Italia, che della cultura e dell'accessibilità alla cultura ne ha fatto vanto. Proviamo per una volta a fare uno slancio immaginativo, proviamo per una volta a non fermarci sulla gestione del presente. Proviamo a stabilire noi il paletto, l'altezza del cielo e la profondità del mare. Proviamo per una volta noi a decidere in che mondo vogliamo vivere, a stabilire che non ci devono essere più le spartizioni partitiche nelle direzioni dei teatri, che i bandi devono essere aperti, trasparenti, che non possono esserci più direttori che stanno da 30 anni in un teatro stabile e gestiscono in modo privato fondi dello Stato. Perché questo poi sono le cose concrete su cui noi possiamo realmente capire chi sta verso il cambiamento e chi invece cerca di difendere una posizione di rendita. E questo lo dico semplicemente non per difendere i lavoratori o uno stimolo sindacalista, ma lo dico anche proprio per difendere il sistema di impresa. Se un imprenditore vuole ritornare al discorso dell'impresa, la parola proprio impresa, mi vengono in mente le imprese etiche, cavalleresche, l'Ariosto, Orlando Furioso, le imprese. L'impresa era qualcosa dove si rischiava. Qui in realtà si sta cercando in un modo abbastanza assurdo di chiedere di avere soldi, di poter privatizzare dei beni che sono un giacimento economico, perché sicuramente quando si fa la pubblicità sul Colosseo lì dietro c'è un giacimento economico, e provare per una volta a dire che la cultura e quello che abbiamo noi non appartiene a una persona, non può decidere quanto far pagare, cioè non può decidere che è mio e quindi l'ingresso a quel posto sarà 30-40 euro, limitando una cosa che va contro il diritto costituzionale, l'accessibilità alla cultura, l'articolo 9. Allora, io credo veramente che sia necessario veramente decidere di invertire la rotta.
Invertire la rotta non significa per forza vedere o inventarsi nemici. Significa stabilire dei principi e poi decidere, far decidere ad altri se essere nemici o meno di questa cosa. Di questo principio. Di questo bene comune che è un teatro. Abbiamo, credo che il messaggio sia molto chiaro. Io volevo fare una domanda a Marino Sidibaldi. Secondo te... Aspettate, non vi sento più un secondo. Sì. Domanda mia, io sono Massarenti e chiedo a Marino, ma dimmi che cosa c'è di diverso tra quello che abbiamo sostenuto noi nel manifesto e quello che sta dicendo adesso il nostro amico del Teatro Valle, perché francamente io faccio un po' fatica, cioè non capisco dove sta la contrapposizione, cioè noi stiamo dicendo esattamente questo, basta con questo modo di gestire i teatri in un modo folle, dove ci sono, che ne so, dove ci sono conflitti di interesse mostruosi, cioè ci sono i direttori, sono gli amministratori dei teatri che fanno anche i direttori artistici, ci sono delle cose mostruose. Noi, il nostro è un grido di dolore, lo vogliamo capire o no? Questo manifesto è un'emergenza, ci abbiamo messo una foto che sono le macerie del bombardamento della Seconda Guerra Mondiale, in cui ci sono tre, sì, però era la biblioteca del Holland a Londra, una foto molto famosa, ed era, queste sono le macerie. E però ci sono tre signori che, siccome sono rimaste in piedi tutte le scaffalature, che con grande tranquillità dicono, è da qui che partiamo, cioè guardiamo cosa c'è scritto in questi libri, guardiamo, e li consultano e scelgono. Questa è, siamo sulle macerie. Allora, siamo d'accordo o no? Adesso possiamo declinarla a quanto ci pare, tutti i mali del... Ma io ero reticente quando ho dovuto mettere in moto questa macchina, perché chiunque sentissi mi diceva, ma cosa vuoi fare? Cioè, ma cosa vuoi mettere in moto qualcosa di positivo quando la situazione è questa? Ma gli stessi economisti della cultura, anche tra quello che insegna... dicono, ma sì, i teatri ormai cosa vuoi fare? Non puoi fare nulla. Invece no, io saluto con grande positività questa operazione del Valle. È un modo per uscire da un impasse che altrimenti è totale. Sì, non c'è nessuna possibilità. Allora, però dal punto di vista ideologico non vedo questa differenza. Cioè, magari, siamo tutti d'accordo. Magari cioè, qualcosa... di... però io quello che voglio dire è questo, che rispetto al tuo schema di prima, quello sì, dell'Italia della qualità, l'Italia dei talenti, l'Italia della bellezza, sì, usiamo certo questa parola, e quello che manca sono i medici, no? Rispetto al tuo schema, perché, e la vicenda del Teatro Valle in qualche modo lo dimostra, cos'è il Teatro Valle? Il Teatro Valle è uno dei modi in cui una comunità di professionisti, perché soprattutto all'inizio, e di qualità e di talenti e di professionalità trova, se riuscirà l'operazione, che è molto complessa, partecipando insomma al Comune di Unione è una cosa molto complessa, costruire una fondazione, poi tutti questi soldi non sono tanto arrivati, ciascuno dei fondatori mette certo cifre irrisorie, però prova a risolvere un problema che si è aperto in modo specifico su quel teatro, ma che in qualche modo è una metafora di quello che accade nel nostro paese. Cosa accade nel nostro paese? Se diamo retta ad alcuni indicatori, io uso il condizionale perché alcuni di questi indicatori sono dubbi persino per me, per esempio quelli che l'altro giorno, presentando il rapporto annuale Federculture, che è l'associazione insomma delle istituzioni culturali italiane, ha presentato a Roma, dati che segnalano come nonostante la crisi l'investimento delle persone in beni, in prodotti diciamo culturali e ricreativi, lì il dato un po' aggregato mette insieme cose anche diverse dal teatro ad alcune attività diciamo appunto ricreative di vario tipo, però questa spesa aumenta, la spesa delle persone, diciamo degli individui, in questo campo aumenta, sarebbe aumentata del 2,6% nell'ultimo anno, che è un anno naturalmente molto difficile per tutti gli altri prodotti, ma soprattutto, perché il dato è più interessante, in 10 anni, negli ultimi 10 anni, sarebbe cresciuta del 26%, cioè noi spendiamo un quarto in più per tutto un tipo di prodotti culturali e ricreativi. Uso il condizionale perché, essendo... insomma, so che per esempio negli ultimi tempi la situazione delle librerie o dei libri delle case editrici è molto difficile in alcuni settori come il cinema, anche per l'assenza forse di film clamorosi negli ultimi mesi abbiamo delle situazioni di crisi, però il dato che dice Federculture è che questo 26,3% di spesa in più negli ultimi 10 anni, che è un periodo più significativo perché insomma le statistiche anno per anno poi lasciano il tempo che trovano, la gente investe, cioè dal mio punto di vista crede e spende
in prodotti artistici e culturali. Nello stesso periodo il bilancio del Ministero dei Beni Culturali è diminuito del 36%. Allora qui c'è una divaricazione, c'è una specie di divaricazione, adesso è troppo sintetica come immagine ma serve per capirci, tra, io non credo una società civile intera o tantomeno un paese intero che crede nella cultura, perché questo non è vero, per la spesa delle famiglie in cultura in Italia, al terzo, quella delle famiglie, non quella dello Stato, è comunque al terzo o quart'ultimo posto in Europa, la spesa delle famiglie, cioè quello che noi, le famiglie, questa formula molto mediterranea, spendono in cultura, è al, però la divaricazione tra quello che è l'investimento personale, per investimento personale, e quello che è l'investimento pubblico, non intendo solo l'investimento economico, ma anche il valore simbolico che gli viene dato e l'impegno professionale, è una divaricazione che si allarga sempre di più, perché mancano i medici, non nel senso di mecenati, ma manca una politica pubblica che investa in questi valori. La vicenda del Teatro Valle, non so se l'avete capita nel gorgoglio di voce che arrivava da Roma, è quella di un ente teatrale, di un'istituzione, l'ente teatrale italiano, che può essere discusso, criticato, non lo so, comunque non meritava le critiche, ma non è qui il problema, che possiede dei teatri, diciamo un circuito teatrale pubblico, peraltro i circuiti pubblici si sono molto dimagriti in questi anni, ma conservava questi 3-4 teatri in Italia, il Duse a Bologna, la Pergola a Firenze, poi citava il Quirino a Roma, che era stato assegnato con una gara internazionale, una di queste gare che si dice sempre, se hanno partecipato solo in due, cioè, insomma poi alla fine, capite, no? Lasciare la gara, l'investimento privato, l'ultimo teatro rimasto era il Teatro Valle. E il Teatro Valle era proprio il simbolo di questa divaricazione, essendo un teatro bellissimo, situato nel centro della città del 1727, animato da spettacoli che lo riempivano continuamente, c'era un teatro dinamico, non inattivo perché molto costoso, ma dinamico, questo teatro viene abbandonato a se stesso, cioè l'ente teatrale, per il decreto Tremonti, viene sciolto da un momento all'altro, da una sera all'altra, e quel teatro non è più di nessuno, da un momento all'altro, con una vistosa dichiarazione di indifferenza, di disprezzo per quel bene artistico, storico, teatrale che è il teatro, di disprezzo, e nessuno ha pensato cosa fare di quel teatro dismettendolo. Si è aperto una specie di varco, che è un varco temporale, ma a me sembra anche un varco simbolico, tra il disinteresse pubblico e una forma di interesse privato che un gruppo di professionisti, perché all'inizio erano soprattutto attori, quindi come attori nell'Italia di oggi giovani, precari o addirittura disoccupati, che invece per quel bene manifestavano interesse, cura, cioè avevano cura di quel bene pubblico. Questa è la situazione italiana, cioè che il pubblico non ha cura, l'istituzione meglio, non ha cura del bene pubblico, esiste, farei fatica a definirli dei privati, non si pensa, ma delle comunità, delle associazioni, dei gruppi. Sì, privati, insomma, una parola. Perché sono privati. Sì, sì, sono dei privati, non essendo pubblici. Che per quel bene hanno cura, interesse, se ne sanno prendere la responsabilità, investono parte molto consistente del proprio tempo, qualcuno investe anche perché la fondazione richiede una piccola cifra di partecipazione, ma insomma investe una piccola cifra mettendo in piedi questa fondazione. Questa è la situazione che il Teatro Valle porta alla luce, che non è una situazione incoraggiante. Io non sono euforico rispetto, anche perché è difficile poi farlo. Io li incoraggerei molto. Però posso dire una cosa, visto che questo è anche l'incontro finale di questo, e usiamolo anche un po' per riflettere in quello che è successo questi giorni, è la manifestazione di come anche, visto che il tema è i cambiamenti, cambia la cultura. La cultura cambia soprattutto perché l'accesso alla cultura è infinitamente più ampio. Questo dobbiamo dirlo, anche se ancora non funziona la tecnologia che ci permette di fare, ancora non funziona perfettamente, però poi è assistito a un esperimento, quando tra tanti anni tutti faranno i collegamenti in video, voce, voi direte io c'ero la prima volta che stavo tentato, non era proprio così perfetto il meccanismo, però sono testimone. Non si capisce mai perché a casa funziona e poi nelle cose pubbliche. Questo, vedete che è sempre pubblico, dalla parte del privato, Massarenti, pure del privato domestico. Scherzo, appunto il principale cambiamento della cultura è l'accesso alla cultura. Per quante difficoltà o critiche noi facciamo alla situazione attuale, ma la quantità di, diciamo, beni artistici, ammesso che la cultura sia quello, non è proprio quello, ma la quantità di beni di artistici, letterari, cinematografici, metteteci quello che volete secondo la vostra concezione di cultura, di cui uno può potenzialmente disporre, è infinitamente cresciuta in questi anni, cioè la capacità individuale di ciascuno di noi di accedere ai beni. E non è solo questione della rete, perché tutti pensiamo che questo sia la rete, è per esempio questione dei festival.
cioè la possibilità che le persone di Trani hanno di accedere a dei prodotti intellettuali è cresciuta grazie a un festival come questo, enormemente cresciuta. Io non so com'era la situazione prima, ma insomma è enormemente cresciuta. In 3 giorni voi avete avuto qui la possibilità di accedere a delle forme di pensiero, delle forme estetiche, prima non c'erano. Non c'era, prima solo i privilegiati potevano accedere a questi beni, no? Io penso sempre per il mio lavoro a Radio 3 alla musica. Pensate com'era la musica colta, la musica di qualità negli anni 50-60 e parte dei 70. Chi è che poteva accedere alla musica di qualità? Solo chi aveva delle forme di privilegio familiare che gli consentissero di viaggiare, di andare ai concerti oppure di possedere le costose collane discografiche che c'erano allora. Oggi un bene raro è come la musica di qualità, non è proprio la musica di iTunes, ma quella musica là uno ci può accedere gratuitamente con la rete, con collane Naxos di low cost, con la digitalizzazione in tutti i modi, con un canale televisivo che costa mi sembra 10 euro ed è piuttosto capite com'è molto e inoltre si va molto più facilmente ai concerti, la spesa in concerti è cresciuta dell'11%, sì, musica classica nell'ultimo anno, quindi c'è una possibilità molto maggiore di accedere a questi beni, no? Io lo so perché per Radio 3 questo è pure un problema, prima se uno voleva c'era solo il terzo programma, era bello fare la radio quando avevi il monopolio, per accedere, per avere musica classica se non avevi dei privilegi familiari dovevi accendere il terzo programma, i direttori prima di me erano molto più pigri, stavano lì e questo doveva stare per lì per accedere al bene. Oggi è tutto, questo però che fa sì che le competenze individuali sono molto alte e che questa... Armando, è proprio un elemento patologico, non è la qualità, non sto dicendo che siamo un paese di artisti, però le competenze individuali, le possibilità potenziali o reali di accedere a queste sono molto più alte che in passato. Le politiche pubbliche non hanno nessuna capacità di cogliere... Allora, una cosa come il Teatro Valle esiste perché questi hanno delle qualità, dei talenti, se uno va lì vede che vanno avanti... Perché sanno fare le cose, ieri Guido Viale diceva questo, la partecipazione, ieri abbiamo detto due cose che c'entrano molto, una cosa un po' esoterica perché lui appartiene a una cultura molto internazionale che ha detto Fabrizio Barca quando ha parlato, la formula era proprio le aggregazioni non comunitariste, diceva questa formula che penso fosse poco, non molto chiara da noi, ma diceva che dovunque c'è vitalità, anche economica, qui forse una mano te la dà Armando, dovunque c'è vitalità, anche economica, non so, anche ci sono delle aggregazioni, dei piccoli gruppi, diceva forse Foucault, insomma delle forme di aggregazione non comunitarista, cioè aperta, cioè non delle forme localiste o identitarie, delle forme aperte, che sono i gruppi che hanno dato vita alla Silicon Valley, che prima erano dei gruppi esoterici, quelli che hanno creato internet erano dei fricchettoni, lo sappiamo, quelli che hanno creato, poi internet se la sono presa altri, e quelli che l'hanno creata come Tim Berners-Lee non ha una lira. Cioè il creatore di internet, se ne esiste uno, si chiama Tim Berners-Lee, lui non ha preso una lira dall'idea di internet, questa è per me l'economia della cultura. Cioè Tim Berners-Lee che non ha preso una lira pur essendo quello che ha permesso all'Apple. Però Fabrizio parlava di aggregazione, sono queste, sono dei gruppi, la vitalità di un paese è l'esistenza di gruppi di questo tipo. Allora, il Teatro Valle, senza farne insomma adesso il panegirico, perché poi è un gruppo di un'aggregazione, cioè persone che mettono lì, e qui ci soccorre una cosa che diceva Guido Viale, la partecipazione è fatta non a partire dalla pura volontà di partecipare, come forse accadeva ancora nelle forme partecipative degli anni 60 e 70, ma dal fatto di sapere o saper fare. Viale usava proprio queste due accezioni, no? Il sapere e il saper fare. Ecco, il Teatro Valle, ripeto, poi se uno ci va naturalmente vede come tutto molto più prosaico e limitato e anche piccolo rispetto a una grande città come Roma, però è proprio un posto dove ci sono le persone che hanno messo lì il loro sapere o saper fare. L'altra sera nel Teatro Valle, è stato occupato esattamente un anno fa, è stato occupato non per caso ma non a caso, come si dice, il giorno dopo il referendum sull'acqua, cioè il referendum diciamo sui beni pubblici, quel referendum che ha invertito una tendenza culturale di questo paese a vedere nel privato una forma superiore di gestione di tutta la nostra vita, comprese quelle risorse diciamo economiche o pareconomiche che sono i beni pubblici. Ecco, dopo era stata preparata da molti giorni, ma l'occupazione è nata subito dopo questa. C'è un equivoco però, cioè il problema, noi non possiamo dire che la nozione di beni pubblici viene chiarita dalla faccenda dell'acqua, perché il problema è che i beni pubblici sono una cosa
che ha ancora più valore e che ha ancora di più a che fare con la cultura. Perché? Il motivo per cui in Italia non si riesce a far gestire ai privati delle cose che sarebbero gestibilissime dai privati è sta sempre dalla parte di cosa manca dal punto di vista pubblico e dal punto di vista del nostro sistema culturale, cioè mancano delle regole cristalline. Allora, facciamo degli esempi non economicistici di come la cultura influisce sull'economia. C'è una tabella che dice che i paesi meno corrotti, cioè nel senso dei tangenti, pizzo e cose di questo genere, sono quelli che hanno un più alto un alto tenore, un'alta scolarizzazione e hanno delle persone più colte. Un altro elemento economico interessante, le persone che si interessano di cultura, che non sono gli analfabeti funzionali di cui dicevo prima, che coltivano la cultura per tutta la vita, hanno meno malattie neurodegenerative quando sono anziane. Noi andiamo avanti. Sta facendo delle promesse. No, non sono promesse, sono cose, dati reali. Una specie di indulgenza. Il sistema, sanitario costerà meno. Hai ragione. Costerà meno. Ma non so, ma adesso perché, cioè, voglio dire, l'immaginazione deve andare in tutte le direzioni. Poi sono ben felice, anzi, anche a me piace andare a teatro. Il Teatro Valle fanno delle cose bellissime. Io mi auguro che questa cosa funzioni e che sia anche imitata. In realtà la questione dei beni comuni va intesa in un altro modo, se vogliamo essere più profondi dal punto di vista culturale. Non è la questione che ci sono dei beni che, siccome non sono disponibili dai privati, allora sono beni comuni. No, la questione è, facciamo un esempio, facciamo Trani. Io la conosco da qualche anno proprio grazie ai dialoghi di Trani, per esempio, non l'avevo mai vista prima. Che cosa colpisce di più? Che sfatta un luogo comune. Cioè, gli italiani sono quelli che cosiddetti affetti, ed è purtroppo è vero, dal familismo amorale, no? Il familismo amorale è una cosa per cui tutti i valori si concentrano nel privato, appunto, nella famiglia, no? Cioè, l'unica dimensione parapubblica che c'è è quella all'interno della famiglia. Per cui magari le case degli italiani sono tenute stirate a lucido, poi uno esce di casa e per strada trova i pezzi di carta, la monnezza, eccetera, eccetera. Ecco. Se uno guarda così l'insieme della città di Trani, nota che è una confutazione di questa idea. Cioè gli italiani si prendono cura anche di beni comuni. E beh, insomma, questo porto è mantenuto abbastanza bene, magari per i tranesi non è abbastanza. Però l'impressione è questa. Adesso, sia vero o non sia vero, ma è questo che bisogna mirare, il fatto che noi abbiamo delle capacità, abbiamo trascurato per moltissimo tempo le regole del convivere civile, per cui abbiamo dei fenomeni di corruzione diffusa, eccetera, eccetera. Abbiamo un sistema educativo che forma dei valori che non sono dei valori importanti per la cultura, non garantisce davvero la valorizzazione dei migliori. Cioè quelli che studiano vengono presi in giro, ma ci rendiamo conto che a scuola se uno è bravo viene preso in giro dai suoi compagni di scuola? Perché abbiamo invertito i valori completamente negli ultimi 20-30 anni. Chi studia è un poveretto, l'insegnante è un poveretto, viene preso in giro dai suoi stessi allievi. Questo dobbiamo invertire. Allora, quindi l'immaginazione deve andare a tutto campo, non creiamo degli steccati ideologici. Il Valle va benissimo, è un'esperienza bellissima, non si capisce perché si deve contrapporre a delle altre idee, a delle altre cose. E debba chiudersi dentro un'ideologizzazione. Questa cosa dei beni comuni è un'idea anche che posso condividere fino a un certo punto, ma non è tutto. Ed è anche descritta, tra l'altro, in una maniera veramente che qualunque economista te la confuta in 3 minuti, per cui qualunque intellettuale serio ti dice ma i beni comuni non sono quella cosa lì, cioè non sono i beni comuni, appunto. Poi giustissimo il prendersi cura, la cultura è qualche cosa in cui se uno non se ne prende cura, se tu fai una trasmissione radiofonica, se io faccio un supplemento culturale, io lo so per esperienza personale, se non vado a vedere fino all'ultima virgola esce la stupidaggine, esce l'errore. E allora è una delle cose in cui bisogna prendersi cura al massimo grado. Una volta i libri erano privi, un libro dei Naudi, per dire ecco, l'eccellenza della cultura, era privo di qualunque refuso. Oggi apri un libro in Audi e c'hai i refusi. Cosa è successo? C'è qualche cosa per cui non ci si prende più cura come un tempo.
Per questo dico che ci vuole grande pazienza, grandissime abilità, grandissima voglia di studiare. Queste sono le cose. Poi da lì poi nasceranno tutte le eccellenze. E se poi ci sono i contenitori giusti, il Teatro Valle è uno di questi contenitori, che può essere il contenitore dell'eccellenza creativa, ben venga. Ci sono esempi, tra l'altro, internazionali bellissimi proprio di questo. A me viene in mente a Chicago, c'è questa... la AACM, no? Questa Association for Advancement of Creative Musicians, sono dei neri che nel 65 hanno creato una cosa simile a quella del Teatro Valle, e da lì sono cresciuti e sono ancora lì che fanno le scuole di musica, che hanno dato delle reali opportunità, peraltro, a delle persone che erano completamente svantaggiate dal punto di vista sociale, e hanno creato l'Art Ensemble of Chicago. Anthony Braxton viene da lì, cioè sono grandi musicisti che vengono da quella cosa lì, cioè da una cosa che nasce come associazione. Il Teatro Valle diventerà fondazione, benissimo, e queste persone ci credono e faranno delle buone cose. E quindi il mio invito è a imitare queste forme qua, però evitiamo le contrapposizioni così per partito preso, non hanno senso. Sono d'accordo, però non è che le contrapposizioni non esistano. Allora, il problema del privato in questi campi non è semplice e non conflittuale come lo stai ponendo tu, ma adesso sì, no, noi siamo talmente amici che possiamo discuterne con voi. Io sono d'accordo. Per esempio, quando tu fai l'esempio, allora, cosa sono? Intanto, sta cosa è bene comuni, perché è una specie di parolina passepartout, insomma, che diventa confusa, no? La commissione Rodotà, perché per fortuna la commissione Rodotà, che poi è anche il consulente del Teatro Valle per questo statuto, cioè la fondazione, definisce beni comuni quelli le cui utilità sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Cioè, noi abbiamo dei diritti fondamentali, e stabilire quali ovviamente è argomento di grandissimo dibattito. Le cose che servono per esercitare questi diritti fondamentali della persona sono beni comuni. Allora, cosa abbiamo diritto noi? Questo è un dibattito molto aperto, riaperto da Norberto Bobbio ormai un po', di anni fa, che si complica, si arricchisce continuamente. Però, senza litigare con Armando e senza offendere nessuno dei presenti, l'ambiente, per esempio, è senz'altro, o da qualche anno, riconosciuto come un bene comune, perché noi abbiamo diritto all'ambiente. Allora, non è che si può dire che in assenza di piani regolatori nella storia, e anche a Trani, non c'è stata un'appropriazione privata dell'ambiente. Non si può dire. Anzi, c'è stato proprio quel meccanismo feroce che si chiama socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti, perché in certe costruzioni che vedo verso Santa Maria Colonna, si chiama così, lì c'è qualcuno che consuma un bene pubblico, lo degrada, e quindi noi tutti, noi e le generazioni future, pagheremo quella perdita. Per una costruzione bellissima, in un posto bellissimo, fatta meglio forse che in altri luoghi, soprattutto nel sud Italia, dove la devastazione è totale, ma lì si tratta sicuramente, Armando, di una appropriazione privata di un bene comune. La colpa è del pubblico, però. Chi gli ha permesso di fare questo? Certo, la colpa è del pubblico, l'ha fatto il privato, quindi la colpa sarebbe di tutti. No. Cosa succede con i teatri? Loro facevano l'esempio di altri teatri. Naturalmente alcuni di quei teatri affidati a privati devono, perché poi devono alla fine, non bisogna essere seguire politiche, nel caso di uno dei teatri romani che loro citavano, politiche la cui qualità culturale artistica, la cui capacità di innovare, di sperimentare è naturalmente ridotta. La cosa facciamo? Se la cultura è il luogo dell'innovazione e della sperimentazione, e lo è, perché qui è vero che non c'è contraddizione, proprio perché questo produce innovazione e sviluppo, la libertà di innovare e sperimentare. Ma se la cultura è questo, evidentemente esiste il problema che un privato non può, per esempio nel campo del teatro, non può permettersi di ospitare in assoluta tranquillità quel tipo di prodotti, perché quel tipo di prodotti, chiunque va a teatro lo sa, sono prodotti difficili, faticosi, pure per noi che siamo ben intenzionati, e quindi sono destinati per un periodo di tempo a non generare quel tipo. E questo è un problema reale, che non rende così semplice contemperare. Il modello di sviluppo che ho in mente, e che ho descritto anche all'inizio, non è che per ogni singolo teatro dovrai far quadrare i conti in maniera che... L'ho detto chiaramente, qualunque economista, proprio perché è un economista, ti dice
Se fosse per economisti bisognerebbe chiudere tutto. Allora, quindi allora, l'esercizio estremo da fare, perché dal punto di vista meramente economico sono pochissime le realtà che davvero funzionano. Tra l'altro in Italia è facilissimo, basta, il Colosseo è inattivo perché è il Colosseo. La Cappella Sistina ha 20.000 visitatori al giorno, pensate che entrate ci sono, però poi tutto quello che c'è intorno no. Cioè ci sono tre, gli Uffizi. La Cappella Sistina non è dello Stato italiano. No, non è dello Stato italiano, però quindi, per il Vaticano è la maggiore vanno entrata. Vanno a finire in quella banca famosa. No, ma dico che all'interno di un insieme di varie opere, no, non vanno nello IOR, non lo so. Ma no, ma comunque per dire che ci sono delle o vengono Uffizi, sottratti del tutto o vanno nello IOR. Gli Uffizi. Ci sono 3-4 cose che funzionano molto bene e il problema quindi non è quello, no? Cioè, il problema è che abbiamo una distribuzione e quindi ogni singolo caso, però ci sono dei segnali positivi, è inutile che facciamo finta che non ci siano. Corcolle, cioè, allora Corcolle hanno cercato di fare una discarica in un sito archeologico, c'è stata una sollevazione popolare e non l'hanno fatta e lì c'erano dei poteri fortissimi, lì davvero c'erano dei privati, ma c'era tutta una banda di c'erano un sacco di soldi e ci avevano studiato per 20 anni per arrivare a quella cosa lì, perché dovevano non avevano altro luogo dove farlo perché tutte le altre discariche erano intorno. Per cui lì è stato sventato. Allora noi dobbiamo impegnarci a fare questo, laddove ci sono dei giochi che non sono i privati, sono i poteri pubblici insieme ai privati. Lì era la Polverini che insieme a questo gruppo di sciagurati volevano costruire una discarica in un sito archeologico. Smettiamola di pensare che ci sia, è troppo facile così, cioè ci sono, ogni volta, ogni situazione è diversa. Non sono i privati, allora tutti noi, io voglio investire nel Teatro Valle e non posso perché sono un privato, no, e allora, cioè, voglio dire, è lì che poi si misura tra l'altro, c'è una cosa, un'iniziativa interessante. Sei disponibile tu a prendere in mano? Guardate, tu citavi i libri, io ricevo lettere al Sole 24 Ore di gente che dice che i libri costano troppo. Ora, tra i beni, io compro un libro che addirittura, voi avete fatto la copertina su Montaigne che costa 40 euro. Ora, io con il libro di Montaigne ci posso passare non un giorno, due giorni, una settimana, un mese, ma la vita. Perché i saggi di Montaigne mi insegneranno, cioè lo dico per esperienza personale, sono 35 anni che li leggo, li rileggo, quella la versione che avevo precedentemente, e sono 40 euro spesi benissimo. Il problema è che c'è anche noi siamo talmente disaffezionati, noi italiani, all'idea che bisogna spendere dei soldi per la cultura, che questi meccanismi è difficile metterli là. E in più ci si mette pure la politica che pensa che uno sgravio fiscale sia una cosa negativa, quando uno vorrebbe magari investire per un restauro e non ci riesce perché ci sono lacci, lacciuoli, cose, e non può, alla fine gli viene a costare troppo, mentre invece negli Stati Uniti è all'ordine del giorno. Quindi questa cosa è veramente un nodo ideologico da sciogliere, questa faccenda. Non è una questione pubblico-privato, è un pubblico che non funziona e quindi anche i privati che non sono nelle condizioni, oppure sono nelle condizioni di truffare, di fare delle mega truffe, di inquinare se hanno l'amico politico e cose di questo genere. Quindi non è una questione pubblico-privato, anche esiste lo Stato che è sempre integerrimo e entrambi, infatti veniva fuori anche da quello che dicevano. Infatti questo che poi adesso finiamo, no, questo che noi abbiamo presentato è esattamente una forma mista, no? Nel senso che il luogo, cioè il Teatro Valle è un luogo pubblico. Esatto, è un esempio di come i privati possono fare bene in un luogo pubblico. Occupandolo. Io se invito a farlo in tutte le città d'Italia. Che succede? La partecipazione dei privati, ma che macchina? Noi abbiamo finito. Grazie, buonasera. Grazie.